Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti su SimGear, il canale degli appassionati dei simulatori di guida. L'altro giorno ho fatto un video su questa bellissima Porsche utilizzandola, simulando un track day. Effettivamente questa è una GT3 RS nata per il track day. Continuavo a chiedermi come si sarebbe comportata in un circuito lungo, in un circuito diverso o addirittura su una strada. Quindi pensavo di provarla al Nordschleife, all'anello lungo del Nürburgring. Ma ho pensato meglio ancora di provarla esattamente su una strada di montagna. Ecco perché oggi non indossiamo il casco, visto che noi siamo dei veri malati, e la proviamo in un ambiente che, come potete vedere, è piuttosto naturale. Strada tutta per noi, non ci sono altre macchine, abbiamo penso 40 km di strada tutta a nostra disposizione e 500 cavalli di una splendida GT3. Come sempre, spero nell'audio, spero tanto nell'audio. Si va a passeggio per provare una macchina. Riusciremo a fare le curve senza finire contro il guardrail a 50 all'ora? Beh, direi di sì. La macchina è ben piantata per terra anche alle basse velocità. Godiamocela un attimo. Guardate che panorama che abbiamo a disposizione. Nel video in pista ho esaltato le caratteristiche di quest'auto, definendola l'auto migliore, la mod migliore che abbia mai provato su assetto corsa. Sono tuttora di quell'idea, però se sei la migliore devi esserlo a 360 gradi, quindi in tutti i frangenti in cui il simulatore ti può buttare. Bene, sto guidando in scioltezza, sali scendi, quindi strada che non conosco, anche perché questo tracciato, vi garantisco, a parte le prime 5-6 curve, è davvero impossibile da imparare a memoria, lo vedrete, perché prima o poi un bel dritto nel bosco lo farò. Però devo dire che mi sento come un ricco industriale che sta provando il suo giocattolo in montagna, sciallato, tranquillo, in direzione di un rifugio dove mangerò come un maiale, e ogni tanto, per esaltarmi, faccio entrare dentro la coppia dei miei 580 cavalli. Ma io non sono un pilota, sono industriale, quindi devo ogni tanto tirare sul gas. Poi vedo due curve aperte come queste e ci da dentro come un bambino stupido. Poi arriva una curva che non conosco, quindi ci butto dentro una prima, la faccio tranquilla, mi fido del mio traction control e finché ho vista ho speranza di non uccidermi. Freno a fondo, curva ignota, la facciamo in prima, la trattiamo come un tornante. Un tornante è, dovreste vedere il mio sorriso beota sulla faccia. Ecco qua, vedete, non ho visibilità, quindi rallento. Spettacolo, quasi mi fermo a fare una foto. E poi il bambino che c'è in me prende il sopravvento e decido di andare un pochino più allegro. E qua mi sento figo, anche se non so guidare. Porterò a casa la macchina, o stasera mia moglie si incazza. A guidare così con una qualsiasi altra macchina di assetto corsa, non dico che sia impossibile, ma vi dico che questa è tra le più equilibrate, ha il giusto rapporto peso, potenza, agilità e
quell'equilibrio di sensazioni che ti permette di usarla davvero come una macchina vera. È perfetta, è perfetta. Come vedete, ho opacizzato il cruscotto per dare un maggior senso di realismo alla vista, e funziona. Il cruscotto leggermente opacizzato rende più reale l'immagine percepita dagli occhi in movimento.